video, come detto dal titolo, questo è il video dedicato ad Halloween. Sì, come ben vedete ci troviamo in cucina e qui abbiamo degli snack che proveremo insieme. Questi snack sono stati acquistati a Lidl, quindi Lidl facci sognare. Quindi iniziamo subito. Dolcetto scherzetto. Allora, io inizierei da queste qui, che sono delle patatine, però sono tipo i nostri smile. Invece questi qui le hanno fatti a forma di fantasma e a forma di zucca. Quindi io mo adesso levo questi qui. Ok, qui si intravede ancora, ma vabbè. Allora io inizio dalla zucca. Che buoni! Scema di meno, mi sono dimenticata di conservarvi la busta per farvi vedere, ma vabbè. Quando starete vedendo questo video, sicuramente non li troverete più. Poi qui c'è anche un fantasma, cioè sta proprio male questo fantasma. Bisogna assaggiare anche lui. Ci sono sia snack dolci che snack salati. Infatti c'è qui che questo qui che noi vi stiamo vedendo qui non mi lascia, perché io li ho acquistati, poi dopo vi faccio nello specifico cosa sono, perché mi tentano troppo. Infatti io li guardo, sta anche vicino a me, ma alla fine ti proverò. Alla fine sono anche belli croccanti, croccanti, croccanti. Come avete visto, tengo anche le orecchiette da diavola, che è rosso viola, molto sexy, però sono belline. Sono buone. Dobbiamo provarli. Ultimo fantasmino e possiamo togliere. Guardate questo come è venuto proprio bene, bene, bene. Questo è meno spaventoso. Vi dico che questi qua così, tipo smile, questi qua sono fantasmino, non li mangiavo da una vita, veramente da una vita. No. Quindi questi qui sono approvatissimi. Adesso continuiamo sempre con il salato. Ci conserviamo il dolce alla fine, che ci sono delle cose che mi ispirano tanto. Allora, questo qui andiamo con questi qui, oh. Eccoli qui, oh. Halloween, e sono tipo degli arachidi con, vediamo, arachidi in pastella assortiti al gusto wasabi, piccante e barbecue. Oh mio Dio, vi dico solo che io li ho acquistati senza leggere dietro. Oddio, ho paura. Allora, questo qua è wasabi. Oh mio Dio! Sto per morire veramente, non sto scherzando. Fa schifo. Orribile. Questo non so cosa sia, barbecue. Cioè, non sto scherzando. Oddio, barbecue e wasabi da schifo. Paprika. Paprika, sì. Oh mio Dio. Queste sono tutte paprika. Sono. Oddio, che poi non so i wasabi. Adesso capisco tutte le persone che dicono che il wasabi fa schifo.
Cioè, mi sto sentendo male. No, è troppo. Dai, se qua fate qualcuno così. Cioè, quello muore all'istante proprio. Quindi, se ci sta qualcuno che non sopportate, andate subito a comprare questi al Lidl e uccideteli. No, di grande uscito fuori, guardate. No. Bocciato. Orribili. Via da me proprio. Via. Non vi voglio vedere. Tenevo un'aspettativa altissima su questi qui, ma mi hanno deluso. Ultima cosa, salata. Ah, quindi ho fatto 3 salate e 3 dolci. Oddio, sono un genio senza accorgermene. Allora, questi qui sempre Halloween snack. Sono delle patatine a forma di ragnatela, ragnetto. Sì, non c'è il gusto giusto. Sì! Snack a base di patate al gusto di panna acida. Oddio! Che belli! Allora, questo ragnatela. Oddio! Buonissime! Ragnetto. Buona. Però si sente tipo di qualcosa di formaggioso, però sono buone. C'hanno tipo questi pezzetti di erba. Ce la finiamo la busta? Sì. Pensate che io, sì, perché per tutti coloro che guarderanno questo video diranno tutta la settimana mangi così sano, fai la spesa sana e poi fai questi video? Non vi rispondo proprio, anzi vi rispondo e vi dico che io, sapendo che devo fare questo video, che comunque sono assaggio, sono cose che comunque non mangio, tutta la settimana ho fatto attenzione, mi sono allenata, ho fatto il mio cardio, pure oggi ho fatto cardio, quindi non ho mangiato tanto, quindi non mi interessa, mi godo questo mini sgarro, perché per me questo non è neanche uno sgarro, è un mini sgarro. Parlate, io mangio. No, comunque. Buone. Le cose salate sono terminate e io direi di passare alle cose dolcine. Io voglio assaggiare questi qui, leggiamo pure dietro perché forse c'è una sorpresa come tutti gli altri. Allora, questi qua sono dei biscotti, dovrebbe essere semplici biscotti ricoperti con del cioccolato, ma leggiamo perché ormai, sì vabbè, questo è cioccolato al latte. Sono troppo curiosa. Sono di cioccolato. Carini. Questo è il castello. Come vedete dietro c'è il cioccolato. Assaggiamo. Oddio. Allora, non so se avete mai assaggiato Yoro Choc, una cosa del genere. Quei biscotti Yoro Saiba con del cioccolato sono uguali. I due fantasmi. Guardate qui anche il ragnetto, anzi più pistrello.
essere questo. Prima che ho un video snack di assaggi, possiamo chiamarlo un mukbang. Perché? Mi dico che funziona così. Voi aprite? A seconda avete il pacchetto, vedete l'odore. Poi ne mangiate uno, mangiate due, al quinto, al sesto, sì. C'è il vero sapore del biscotto, quindi per forza un video assaggio non può essere solo mangiando una cosa. Doppio e andiamo con il secondo. Io proverei questo qui, come vedete. Olè! È una mega confezione di popcorn caramellati. Quindi andiamo ad aprire la confezione. Ok. Ma l'ho rotto. Olè! Oh mio Dio, sa di film. Ok, facciamo vedere. Si presentano così. Vado. Oh mio Dio. No. Ciao. Madonna, ma è troppo buoni. Cioè, guardate che rumore che fanno. Cioè, sono buoni, sono buoni. Allora, in questo momento ci vuole un bel film per questi. Eccezionali. Dopo vi dirò anche quali sono stati i miei preferiti. Anzi, dopo diamo i voti a ognuno di loro. No, è troppo buono. Sì, andate al Lidl anche dopo aver visto il mio video, perché uscirà il giorno di Halloween, però uscirà presto. Prendeteli. Io stasera devo uscire e quindi esco così. Con questo coso distribuisco popcorn. Top, 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 top. Adesso qui vicino a me. Na 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 na. Questi qui sono dei falsi, falsi, falsi cookie. Guardate qui, ci sono tipo dei Smarties. Vediamo. Cos'è? Scusi, cosa siete? Allora, sono dei biscotti di pasta frolla con cioccolato al latte confettato. Vabbè, alla bimba e mangiamo. Urlato troppo forse. No, vabbè. Ma quanto sono belli. Quanto. Cioè, no, vabbè, io adoro i biscotti. Io li adoro. Sono duri. No. Allora, raga, io vi dico una cosa. Non avete mai le aspettative sui prodotti quando le andate ad acquistare, mai, perché ci rimanete male. Io ci sono rimasta male.
sono buoni, però non si sente. Sento solo il sapore degli Smarties, ma non si sente tipo la cioccolato. Vediamo qualcuno più cioccolatoso. Forse questo? Vediamo, proviamo questo. Giusto per vedere un po'. Però io me l'aspettavo morbidi. Cioè, vedete? Si spezza. No. Sono buoni. Però forse nel latte caldo. Tra questi e questi preferisco questi. Quindi, bimbi, mi avete un po' deluso. Vabbè. Quindi adesso andiamo con i voti. Allora, alle patatine, queste qui io gli do un 8. Sì, da 1 a 10 gli do un 8. Queste patatine io gli do anche 9 e mezzo, sì, perché sono buonissime, quindi 9 e mezzo. A questo schifo gli do, cioè i taggiarò puro voti, taggiarò, ma meno dello 0, quindi il sotto 0, che il sotto 0 è un'altra categoria sotto 0, quindi non stai proprio in classifica, quindi no grazie. Andiamo con il dolce. Questi io gli do 9. Questi biscottoni qui a cioccolato gli do 9. Poi a questi qui, perché essendo che sono una cosa particolare che non ho mai provato, però alla fine sono dei semplici popcorn, gli do un 8. Voi mi avete deluso. Come devo fare mo? Mo come colmo questa mia delusione con lui? Quindi a questi qui io vi do un 7, giusto perché sono sprecata a mettere gli Smarties. Quindi. E quindi adesso io devo per forza fare così, io devo per forza fare così. Nulla, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, che questo giorno di Halloween vi ho fatto un po' di compagnia, anche se il video non è lunghissimo, però volevo fare una cosa diversa dal solito. Fatemi sapere giù nell'info box se volete un video assaggi, che ne so, qualche snack americano, qualcosina, qualche idea carina da fare insieme ad un'altra persona, così un po' più divertente. Quindi fatemi sapere sempre giù tutto, mettete un pollice in su, quindi commentatevi. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, ed attivate anche la campanellina, perché se non lo fate siete cattivi. E quindi io vi lascio un grande bacio, buon dolcetto e scherzetto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!